La solita strada di ogni giorno, dall'orto a casa. 2 minuti di passi all'aria aperta, a piedi, tranquillo. Poi, all'improvviso, l'esplosione e un forte bruciore. Toccatosi la spalla, si è trovato la mano sporca di sangue e ha capito di essere stato bersaglio di uno sparo. Il colpo è partito da una calibro 22 ed è finito nella clavicola sinistra di Lido Birtele, ex dipendente delle Ferrovie dello Stato, raggiunto da un proiettile mentre camminava dopo una mattinata trascorsa a curare il suo amatissimo pezzetto di terra a Marzana. Ha rischiato di finire in tragedia il tragitto quotidiano del pensionato 74enne che vive a neanche 10 km da Verona. Quello che ha colpito il pensionato era un proiettile vagante sparato da qualcuno senza un bersaglio? Oppure qualcuno ha mirato proprio su di lui in un folle e insensato tiro a segno? La polizia al momento non esclude alcuna pista. Certo è che il 74enne ha una vita irreprensibile. Trasportato all'ospedale, dove è stato ricoverato, il pensionato non è in pericolo di vita. Adesso, nel piccolo centro, la gente ha paura. Si spera che presto si risalga responsabile, soprattutto prima di Capodanno, quando in molti non esitano a tirare fuori le armi e a fare fuoco da terrazze e finestre. Pensate al povero signor Lido che stava passeggiando per quella strada, come diceva Claudia Aldi, che percorreva ogni giorno e poi viene colpito da un proiettile. Luca Forlani, per fortuna non è in pericolo di vita Lido. Come sta? Quali sono gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni? Sì, Alberto, è sempre in ospedale a Verona e nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento perché un residuo del proiettile gli è rimasto conficcato in un muscolo. Io ho parlato con il ragazzo che è intervenuto subito dopo lo sparo, quando ha sentito il signor Lido gridare aiuto, e mi ha detto che ha perso davvero tantissimo sangue, quindi se questo ragazzo non fosse intervenuto così velocemente, avesse subito chiamato i soccorsi, per il signor Lido potrebbero esserci state anche delle conseguenze molto più gravi. Gli inquirenti al momento non stanno escludendo alcuna ipotesi, Alberto. Che vuol dire potrebbe questo, Luca? Scusami. Bravata, potrebbe essere stato un colpo partito accidentalmente. No, nel senso, nessuna ipotesi vuol dire che quindi c'è anche l'ipotesi che qualcuno abbia voluto sparare proprio a lui? Questa è, diciamo, l'ipotesi che al momento gli investigatori stanno tenendo meno in considerazione, perché non ci sarebbero ombre nella vita di Lido, un pensionato che ama il suo orto e che proprio quel giorno stava rientrando a casa dopo essere stato tutta la mattina nel suo orto. Diciamo che quello che gli investigatori pensano è che possa essere stato un incidente, potrebbe essere stata una bravata, quindi non qualcuno che volesse mirare necessariamente Lido, ma una persona a caso. Diciamo che lui è stato sfortunato, è stato nel posto sbagliato al momento sbagliato, oppure ancora un colpo partito per sbaglio, oppure, Alberto, anche un regolamento di conti tra altre persone e questo proiettile vagante che disgraziatamente ha colpito il signor Lido. Queste sono le ipotesi al vaglio degli inquirenti, e posso dirti anche, Alberto, che sono stati sentiti proprio in queste ore 3 residenti che abitano in questa zona, ecco, e che hanno un'arma calibro 22 compatibile con il proiettile che ha appunto colpito il signor Lido. E magari verrà fuori qualcosa di importante. Lido per fortuna è fuori pericolo. Vi voglio fare sentire il racconto della prima persona che lo ha soccorso. Guardate. Andato a prendermi la linea lì e ho sentito un botto come un petardo, ma dopo ho sentito urlare le urla di ai aiuto aiuto. Sono state le 11:05, 11:10 lì. Di lunedì mattina? Sì. Il signore era praticamente qua che si teneva il petto qua, che stava sanguinando, ho chiamato il 118 e gli ho detto su, si muova, perché mi sa che qua il signore perde molto sangue. C'era veramente tanto sangue. Sì, aveva tutto gilet verde che era tutto sanguinato. Lido Birtele, ricoverato in ospedale a Verona, non è in pericolo di vita. Nelle prossime ore potrebbe essere sottoposto a un intervento chirurgico per estrarre un residuo di proiettile che gli è rimasto conficcato in un muscolo. Siamo andati a Quinto, pochissimi chilometri dal luogo dello sparo, dove l'anziano abita con la moglie Rita. Una donna schiva, non se la sente di mostrarsi alle telecamere.
è ancora sotto shock, non riesce a capacitarsi di cosa possa essere successo. Mio marito non ha mai litigato con nessuno, credo che davvero chi lo ha ferito abbia mirato a caso. Non ci sarebbe motivo di volergli far del male. È una brava persona, che tranquilla. Veniva qui per andare all'orto? All'orto, che ha lì sopra, lì ci sono ancora i segni. E... il colpo dovrebbe essere arrivato da quella parte. Penso che sia arrivato dalle case qua in giro, ecco. Credo che sia stata forse una casualità. A Quinto, Marzana, piccoli centri abitati a 20 minuti da Verona, ora c'è molta paura. La preoccupazione è che quello che è successo a Lido Birtele potesse succedere a chiunque camminando per strada. Qui in questi paesi non è che senti queste cose. Se vai in giro e ti sparano, non è che sia una bella situazione. Ti preoccupi, insomma, vero? L'hanno sparato lì a Marzana, vicino a casa mia. Ho visto che c'è la polizia, chiuso le strade. Ma lei si è fatto un'idea di cosa possa essere successo? Non sa la rea, perché non sa niente nessuno. Mistero!